Una tematica centrale perché, come è noto, io devo occuparmi oltre che di ricostruzione anche di riparazione del territorio. Per farlo dobbiamo abbinare il nostro ragionamento a tre verbi: sviluppare, perché abbiamo bisogno di lavoro nel cratere per renderlo performante; abitare, abbiamo bisogno di strutture edilizie, patrimonio edilizio che sia sicuro, ma dobbiamo anche prenderci cura, perché il tema della socialità, il tema di come rendere la coesione della nostra comunità massima è una di queste questioni che mi hanno indotto ad esserci qui a Teramo, perché l'idea, la proposta della cittadella della carità voluta fortemente dalla regione, dalla diocesi, è esattamente una di quelle questioni che ci induce a concentrarci anche sulla fragilità, che è un pezzo fondamentale, vorrei dire centrale, della comunità che vogliamo ricompaginare. La ricostruzione pubblica ovunque ha delle difficoltà, perché a fronte degli ingenti stanziamenti che sono stati assegnati ci rendiamo conto che ancora c'è molto da fare. Per questo nel decreto sisma abbiamo ulteriormente affidato ai comuni la possibilità di disporre di semplificazione. Tutte le semplificazioni che il PNRR e il PNC avevano in qualche modo definito nel cosiddetto decreto semplificazioni, da un mese sono state trasferite anche alla ricostruzione pubblica. Ce n'era un gran bisogno, e anche sulla cittadella della carità proveremo con un'ordinanza speciale a rendere possibile la fruizione di norme in deroga che consentano di arrivare presto e bene a questo grande risultato. Quando si prevede quindi questa cittadella della carità? Allora, il prossimo mese noi faremo questa norma che consentirà, anche a fronte di un tetto di spesa importante, di evitare la gara europea e di procedere attraverso procedure negoziate, quindi da lì tempi di progettazione e poi di realizzazione. Però le idee sono chiare, c'è una grande volontà di procedere, ripeto, con tempestività e con le norme necessarie a evitare, almeno per la progettazione della gara, qualche mese. Un'importante spinta c'è stata anche dal superbonus. Sì, beh, questa è una cosa molto importante, perché il fatto che la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura sia stato confermato e mantenuto solo nelle aree del sisma vorrà dire che molte imprese finalmente avranno la possibilità innanzitutto di svuotare i cosiddetti cassetti fiscali che erano gonfi di denaro virtuale, e inoltre anche a tante imprese di concentrarsi sul cratere. Noi non dobbiamo dimenticare che una parte del rallentamento della ricostruzione privata si deve al fatto che non si trovavano più imprese. Giornalmente, anche stamattina, mi mandano alcuni terremotati i messaggini dicendo non troviamo l'impresa. Ecco, da questo punto di vista l'appello che facciamo anche attraverso le associazioni di categoria è quella di dire: venite a lavorare nel cratere, ce n'è bisogno, perché la tempestività passa anche dalle braccia delle maestranze che devono riparare le case. E la sfida della ricostruzione è quella di fare in modo che il nostro patrimonio alla sfida della prossima scossa, perché è inutile toccare ferro, ci sarà un'altra scossa, noi lo sappiamo, siamo fatti così, le nostre terre sono meravigliose ma fragili dal punto di vista sismico. Il nostro compito è di essere pronti a far sì che non vi siano vittime e vi sia il tasso di lesioni minore possibile, perché nel frattempo abbiamo ricostruito bene. Di Teramo noi siamo sempre a disposizione, chiaramente, di quelle che sono le esigenze dei comuni, per far sì che la non semplicissima attività dei funzionari pubblici possa essere favorita. Da questo punto di vista la mia idea è quella di creare, proprio come struttura commissariale, una team di supporto ai comuni che chiederanno di essere in qualche modo assistiti, perché vedete, proprio di questi giorni è il dibattito sul nuovo codice dell'appalto. L'Italia è stata costruita nel tempo quasi per non spendere, perché purtroppo siamo reduci da una stagione in cui soprattutto i comuni sono stati impoveriti di personale e anche, come dire, esposti al rischio di pagare in proprio per responsabilità che riposano su norme davvero troppo cervellotiche. Quindi semplificazione, quindi nucleo di supporto da parte della struttura commissariale e, non ultimo, la stabilizzazione del personale che già opera nei comuni che sono impegnati nella ricostruzione.